dire pioniera, forse la prima di altre dalle quali potremmo imparare? È un'esperienza che purtroppo era ed è rimasta un'esperienza pilota, ma che serve a dimostrare che si può fare un trasporto alternativo, ad esempio, delle merci. L'argilla arriva via mare a Ravenna, qui viene caricata su treno e col treno va nel comparto delle ceramiche a Dinazzano. Se si può fare con quell'unico treno delle argille, che è sempre il solito esempio che possiamo portare, evidentemente si può fare anche con il resto. Basta volerlo, basta, come ha detto il ministro Bianchi, che ringrazio, pensare prima alla mobilità che vogliamo rispetto alle infrastrutture, mentre lui sa, ahimè, meglio di me, perché anche a lui penso venga dato l'assalto alla diligenza, che la richiesta è sempre soltanto per miracolistiche infrastrutture, nella stragrande maggioranza dei casi viabilistiche, che dovrebbero risolvere i congestionamenti. Ma la cosa che io sogno, che vorrei vedere nella mia regione, è un esempio come quello di Londra. Io ho trovato questo esempio, metto a confronto Milano e Londra. A Milano stanno costruendo un quartiere nuovo che potrà ospitare fino a 15.000 abitanti, un piccolo paese. Mancano completamente i mezzi pubblici, non fanno nuove linee di metropolitana, ma si farà un tunnel a quattro corsie per il traffico autostradale. Parallelamente a Londra, invece, si farà una nuova area di costruzioni, 200.000 metri quadrati di territorio, completamente servita dai mezzi pubblici, senza posti auto. Pensate farlo qui, senza posti auto, ci sarebbe una rivoluzione. Senza posti auto perché i posti auto non servono, è già pianificata perché la mobilità avvenga attraverso il trasporto pubblico. Ecco, ministro Bianchi, questo è il mio sogno.